bentornati su questo canale. In questo video voglio andare a realizzare quasi interamente una full face utilizzando prodotti Bottega Verde. A me piacciono molto i prodotti make up di Bottega Verde, infatti alcune cose già le avevo e le uso praticamente quotidianamente, altre cose invece le ho appena comprate e perciò non le ho mai provate, le proverò adesso per la prima volta. Iniziamo! Come fondotinta vado ad utilizzare questo fondotinta No Transfer con estratto di orchidea e vitamina E. È un fondotinta che a me piace tantissimo, ha soltanto un difetto, è un pochino appiccicoso, per cui lo riesco a stendere bene solo con la spugnetta, con il pennello si vedono proprio le pennellate. Inoltre è un fondotinta che per questo suo essere appiccicoso ha bisogno di essere fissato con un po' di cipria. Lo consiglio assolutamente a chi ha la pelle secca, invece per me non è assolutamente adatto a chi ha la pelle grassa, proprio per questo suo essere appiccicoso e illuminante. Come vedete ha una media coprenza, uniforma la pelle, non dà assolutamente effetto mascherone. A me piace moltissimo come fondotinta proprio da tutti i giorni. Passiamo al correttore. Come correttore ho preso questo correttore qui, Perfezione Naturale, nella colorazione, se non sbaglio, 01, non mi ricordo, sì, 01. Questo non l'ho mai provato, l'ho appena acquistato e quindi vediamo insieme come funziona. Allora vado a metterlo sotto gli occhi per illuminare, anche questo lo vado a stendere con la spugnetta. Oh sì, questo si stende veramente facilmente, molto leggero, molto molto leggero, mi piace. Sì, non è un correttore con una grandissima coprenza, però dà giusto quella luce sotto gli occhi. Ovvio che una persona che ha una grande occhiaia non credo sia adatto, e si sfuma veramente facilmente, però si asciuga anche velocemente, quindi va messo e sfumato subito. Ok, allora, correttore assolutamente promosso, però si asciuga veramente velocemente, per cui e quando lo mettete dovete subito stenderlo, altrimenti poi è più difficile sfumarlo. Come cipria ho questa cipria invisibile mattificante, come vedete l'ho usata tantissimo, la usa anche Vero questa qua, e mi piace tanto perché è leggerissima. Io ho la pelle secca e una spolverata di questa comunque riesce a fissarmi il fondotinta senza farmi diventare nel giro di un'ora una tartaruga, quindi questa la adoro. Vado a metterne giusto una spolverata su tutto il viso per fissare il fondotinta, non vado ad insistere nel contorno occhi. Anche lì giusto una spolverata per fissare il correttore per non seccarlo eccessivamente. Ho preso poi questa terra compatta, era da un po' che la puntavo perché mi sembra molto valida, devo ancora provarla perché anche questa l'ho appena presa, c'è ancora l'etichetta. Vado a realizzare un leggerissimo contour e a dare un po' di colore al viso, niente di più. Quando non conosco una terra vado piano, però si sfuma che è una meraviglia. È una terra molto leggera, adatta secondo me proprio a dare colore al volto, non si riesce secondo me a fare un contour deciso con questo tipo di terra, però per dare colore al volto mi sembra molto valida, soprattutto perché è veramente semplice da sfumare e non fa macchia. Siamo arrivati agli occhi. Per gli occhi ho preso questa palettina di ombretti, anche questa è nuova,
mi piaceva in modo particolare questo colore qui e questo colore qui. Come base per gli ombretti andrò ad utilizzare il colore che ho utilizzato sull'occhiaia, non sbagliando questa volta, farò un occhio alla volta. Vado a fissare con un velo di cipria. Allora io andrei a mettere questo grigio sull'angolo interno e sull'angolo esterno dell'occhio, questo rosa per sfumare e poi sulla palpebra mobile sono indecisa tra bianco e nero. Cosa scegliamo? Bianco, dai, facciamo bianco. Hai dato possibilità di scelta? Sì. Allora, gli ombretti sinceramente me li immaginavo più pigmentati, invece sono molto soft. Questo grigio lo immaginavo un pelino più carico, invece è leggerissimo. Non voglio immaginare allora il rosa. Va bene così. Ok, vado a sfumare con questo rosa. Sì, anche lui è un bel rosa tenue, non sono colori molto forti. Beh, dal rosa me lo, cioè il rosa lo immaginavo che non fosse un colore molto forte, il grigio pensavo fosse un pelino più grigio. Sarebbe da sfumare un po' di più qua, vado a mettere un po' di questo panna nell'arcata sopraccigliare. Metto un po' anche nell'angolino interno per illuminarlo. E invece sulla palpebra mobile a questo punto vado a mettere il bianco. Vado a mettere questo bianco qua che mi incuriosisce in realtà di più. È un bianco sposa, è tanto brillante, non so perché me lo immaginavo mai. Forse perché il grigio era poco grigio, quindi questi bianchi shimmer li immaginavo poco glitterati, invece sono glitterati, cioè questo è un bianco da capodanno. È un bel colore, però si perde, non riesce a fissarsi bene come ombretto. Perché si è un po' perso nell'occhio. Bene, vado a realizzare anche l'altro occhio e ci rivediamo. Allora, ho fatto anche l'altro occhio. Questa palette non è male. I colori opachi si sfumano bene, anche se non sono particolarmente pigmentati. Comunque sono degli ombretti tranquillamente utilizzabili. Poi va anche a gusti personali. Invece per quanto riguarda i shimmer, perlomeno i due che ho provato, mi sembra quasi come se fossero glitter che non abbiano una base colore dello stesso colore del brillante, perché infatti si vede soltanto la parte che luccica e non la base su cui è poggiato. Però è una validissima palette occhi, certo a prezzo pieno costa 24 euro, tipo 24 euro secondo me non li vale, però presa in offerta ci sta. Uno dei prodotti preferiti miei di Bottega Verde è la matita occhi nera. La vado semplicemente a mettere nella rima inferiore dell'occhio giusto per farvi vedere come è pigmentata. A me questa piace veramente tantissimo. Ho messo la matita occhi e vado a terminare con il mascara. Io ho questo mascara qua, mascara volume, sinceramente non è uno dei miei mascara preferiti. Ho provato altri mascara di Bottega Verde che secondo me sono molto più validi. In questo momento però avevo questo e non ne ho preso un altro. Promette effetto ciglia finte, in realtà ma secondo me bisogna comunque avere una buona base di ciglia affinché lui riesca a fare il suo lavoro. Non è che le infoltisca e le allunghi così tanto. Sono andata a terminare applicando un rossetto di Catrice perché non ho preso nessun rossetto da Bottega Verde e non ne avevo, e visto che al momento non è che stia usando molti rossetti.
Questo è il risultato finale. Diversi prodotti a me di Bottega Verde piacciono tantissimo. Sinceramente, per quanto riguarda la linea make-up, ho provato bene o male qualcosa di tutto. Quello che assolutamente sento di consigliarvi sono le matite, che sono veramente scriventi e intense. I fondotinta non si sentono sulla pelle, sono leggerissimi e semplici da sfumare. E poi le ciprie, anche le ciprie sono molto leggere, secondo me per una persona che ha la pelle secca è l'ideale e anche difficile da trovare, perché ho provato diverse ciprie e nessuna come questa, la mia pelle riesce a tollerarla, insomma, infatti si vede che l'ho usata parecchio. Siamo giunti alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto e che possa esservi stato utile. Se così fosse, lasciate un pollicione e iscrivetevi al canale. Grazie per aver visto questo video, noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!